Dolcezza ben approdata in Irex Fornelli. Dato che in molti video già ti ho spiegato come pulire il carciofo, non mi vado a ripetere e ti lascio il link su come fare in alto nelle schede. Adesso vado a bollire i carciofi, così da renderli teneri. Li cuocio per 15 minuti. A questo punto li scoliamo con una schiumarola e li versiamo all'interno di una ciotola. E li schiacciamo con una forchetta. Non lo faccio col mini peeper perché altrimenti diventerebbe troppo purea. Invece voglio che siano un pochettino più grossolani perché altrimenti la ricotta è già morbida. Poi i carciofi sono pure ridotti in purea e non c'è un contrasto di consistenze. Aggiungiamo poi un uovo intero o come nel mio caso un albume. Questo mi è avanzato dalla ricetta delle Pardulas per la serie in cucina. Non si butta via mai niente. E ci aggiungiamo parmigiano e sbattiamo leggermente. E versiamo nei carciofi. Ricotta sgocciolata. Lo zafferano che è facoltativo, ma che mi è avanzato sempre dalla ricetta delle Pardulas. Sale, pepe e peperoncino. Diamo una bella mescolatina. E io ci aggiungerei anche un pochettino di menta, oppure se non ti piace del prezzemolo tritato. Visto che bel colore giallo ha assunto il nostro mappazzone, come dice Mirella di ricette risate in pochi minuti, che saluto e a cui mando un abbraccio. E adesso siamo pronti per dare forma alle nostre polpette. Puoi anche decidere di versare tutto il composto all'interno di una pirofila. Ecco, spargerlo di pangrattato. Io le pano direttamente così. Le dispongo su una teglia rivestita di carta forno, irroro d'olio e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti.